Ballar Morghulis, ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. È giunto il momento di parlare dei Lannister. Casa Lannister di Castelgranito è una delle grandi casate di Westeros e per millenni sono stati il re delle terre dell'Ovest, ma poi con l'arrivo di Aegon e la sua conquista sono diventati protettori dell'Ovest e quindi Lord di Castelgranito. Il loro simbolo lo conosciamo tutti, è un leone dorato su campo porpora, anche se noi lo conosciamo nella sua versione televisiva, quindi il leone rampante, mentre nei libri dovrebbe essere in realtà appoggiato sulle quattro zampe o al massimo con una zampa protesa in attacco in avanti. Il loro motto, che è al centro poi di una storiella interessante all'interno della Lord del Trono di Spade, è in realtà "Hear me roar", udi il mio ruggito, senti il mio ruggito, ma la maggior parte delle persone pensano che in realtà il motto sia un modo di dire relativo ai Lannister, ovvero che i Lannister pagano sempre i loro debiti. Il loro capostipite è Lann, detto l'astuto, e avete capito anche il perché di questo soprannome dallo scorso video su Castelgranito. Però per quanto riguarda questo personaggio dell'età degli eroi, le sue origini sono un po' incerte. Ve l'abbiamo già anticipato, facciamo breve solo per riassumerlo qui nel video, tenendo le video con i Lannister. I Lannister tradizionalmente dicono che Lann fosse un primo uomo, ma ci sono fondate teorie per cui in realtà Lann forse di origine Andala, praticamente è arrivato molti secoli prima dell'invasione Andala e quindi è andato lì a insidiare Castelgranito. Per il resto della storia c'è lo scorso video. In ogni caso, i Lannister sono discendenti di questo Lann l'astuto che, secondo un'altra leggenda, avrebbe rubato l'oro dal sole per praticamente ossigenarsi i capelli, ed è per questo il motivo per cui i Lannister hanno i tipici capelli biondi, color oro per l'appunto, e inoltre sono tutti molto belli, tranne quando nascono deformi tipo Tyrion con gli occhi di colori diversi, e sono anche particolarmente prolifici proprio da sempre, tanto che ci hanno riempito una città come Lannisport, tutti praticamente cugini. Dopo aver riempito Castelgranito per intero, che è un castello largo 12 km, quindi... Origini leggendarie a parte, il primo Lannister che si proclamò re dopo un po' di tempo, in realtà, perché non si proclamarono subito re della roccia, fu un tal Loreon Lannister, detto il leone, che non è un soprannome abbastanza unico, perché lo usavano tipo metà dei re Lannister, quindi non è l'unico soprannome che troverete affibbiato a un re. Comunque, Loreon Lannister fu il primo effettivamente a sottomettere famiglie un po' più importanti come i Rhaene e i Baneford, rendendoli suoi vassalli, e si proclamò effettivamente re della roccia, primo re Lannister, protettore delle terre dell'Ovest. Ad un certo punto però, mentre i Lannister erano lì a estendere i loro territori, sono arrivati i soliti Andali a rompere un po' le scatole. Inizialmente i Lannister riuscirono a sconfiggere i primi re Andali che arrivavano, però per ogni Andalo che veniva sconfitto ne arrivavano altri 10, e quindi dopo un poco fu chiaro che la sconfitta sarebbe stata inevitabile. Appunto per questo, un re più saggio degli altri, tale re Tyrion e suo figlio Gerold, decisero di stringere quindi alleanza con gli Andali piuttosto che continuare a combatterli. In pratica i Lannister decisero di andare avanti con i soliti matrimoni combinati fra famiglie nobili di Westeros e i nobili Andali, diciamo così, però per avere una contropartita in caso di ribellione improvvisa degli Andali fecero mandare tutti quanti i figli maschi eredi delle famiglie Andali come paggi / ostaggi, in pratica, a Castelgranito per avere questa ulteriore ipoteca in più sulla fedeltà degli Andali, anche se alla fine anche i Lannister mischiarono il sangue con gli Andali. E questo accade con il regno di re Gerold III. In pratica lui ebbe solo una figlia femmina, la quale era sposata con Geoffrey Lidden, per l'appunto un Andalo. E morto re Gerold, il regno passò a questo Geoffrey, che si fece chiamare da quel momento Geoffrey Lannister, e fu il primo re della roccia puramente Andalo. E quindi alla fin fine tutti quei discorsi sulla discendenza originale di Lann non ci servono più di tanto, perché attualmente il sangue dei Lannister è prevalentemente sangue Andalo, come quasi tutte le famiglie del sud. L'alleanza Andala diede il massimo potere ai Lannister, in effetti, che ebbero modo di consolidare e aumentare poi i loro possedimenti. In effetti conquistarono la Zana Dorata con le sue colline belle pregne di oro, riuscirono a conquistare però attraverso un matrimonio in realtà anche Isola Bella, e i confini con l'altopiano divennero comunque, rimasero fluidi perché si combattevano e si conquistavano, che è una bellezza, però è in questo momento che raggiunsero la loro massima espansione. Nel mentre, circa un secolo prima del disastro di Valyria, i Lannister entrarono in possesso, proprio letteralmente comprarono uno spadone in acciaio di Valyria, ruggito di luce, che pagarono un botto di soldi e che però sappiamo è andato perso, video apposito. Dei re Lannister non c'è tantissimo da dire, c'è da dire che ci furono non solo re grandiosi e competenti, ma anche degli idioti, degli avari, dei torturatori, persino un transessuale in realtà, un travestito, quindi...
ci sono un sacco di storie particolari, ma che durano solo mezzo rigo nel mondo del ghiaccio e del fuoco, quindi non sono nemmeno degne di nota. Quindi tagliamo subito avanti, facciamo un bel salto diretto in avanti nel tempo. Passiamo direttamente al re Loren Lannister, che è stato chiamato l'ultimo, perché effettivamente è stato l'ultimo re della roccia. Loren era infatti il re della roccia ai tempi di Aegon, quando è arrivato a Westeros, ed ebbe la brillante idea di allearsi con i nemici di sempre, i Gardener, creare questo enorme esercito e andare contro Aegon in questo campo che poi verrà chiamato Campo di Fuoco, perché che cacchio, c'hai Castelgranito dove rifugiarti? No, tu vai in campo aperto. Sull'erba secca! Sull'erba secca, e ovviamente in quell'occasione i Lannister furono letteralmente cotti e mangiati, e lì fu praticamente la fine del regno dei Lannister. Però l'ultimo re Lannister in effetti riuscì a sopravvivere, ma invece continuare a combattere contro Aegon decise di deporre spada e corona e fu effettivamente perdonato da Aegon, che lo lasciò nei suoi possedimenti dichiarandolo Lord di Castelgranito e protettore dell'Ovest. Da questo momento in poi i Lannister come Lord diciamo che sono stati abbastanza distanti dalle vicende della corte, anche se con alcune eccezioni. Per esempio, già durante il regno di Maegor il Crudele, Lord Lyman Lannister ospitò Aegon, il nipote di Maegor, che in realtà è legittimo erede al trono, che proprio era sulla lista nera del Crudele, che lo voleva fare fuori, e quindi per un po' lo difese, anche se poi la storia è andata a finire un po' male per Aegon. Poi abbiamo la danza dei draghi, dove Lord Jason Lannister si schierò dalla parte dei Verdi e quindi di Aegon II, perché effettivamente suo fratello gemello faceva parte del suo concilio ristretto, non per altro. Ne torneremo a parlare in un video nella serie sulla danza dei draghi. Non chiedetela sempre, abbiamo capito che la volete vedere, non chiedetela sempre. Nelle ribellioni Blackfyre invece, sempre a fianco della corona di Lannister, anche lì faremo un video apposto, quindi ne parleremo più in là. Difatti la parentesi della storia dei Lannister, forse più interessante e più figa, è proprio quella che riguarda la rivolta dei Rene e dei Tarbeck contro i Lannister, per l'appunto, di cui però abbiamo già ampiamente parlato in un video di oltre 10 minuti sulle piogge di Castamere, quindi non vale la pena ripetere. Video che sicuramente avrete visto tutti, perché sì, è quello con le visualizzazioni in assoluto. Anche se un po' vecchiotto, c'erano le luci sparaflasciate. Ah vabbè. Però a parte questo, possiamo giusto ricordarvi magari che con questo evento che Tywin ha preso le redini della famiglia ed ha avuto forse il cinismo di fare un'accusa che Stark non hanno mai fatto con i Bolton, perché in pratica Tywin, eliminando i Rain, ha eliminato i rivali di sempre, l'unica famiglia che poteva un po' rompere le balle ai Lannister. Cosa che non hanno fatto gli Stark, e con loro onore se la sono presa in quel posticino che non posso dire perché YouTube! Quindi concludiamo questa disamina storica abbastanza breve, in realtà passiamo subito all'attualità della famiglia Lannister, circa dando uno sguardo alla sua famiglia attuale, cominciando da Tywin e famiglia, con i suoi fratelli. Il fratello più piccolo di Tywin era Jaerion Lannister, che è praticamente il più avventuroso della famiglia e anche lo zio preferito di Jaime e di Tyrion. Purtroppo però andò proprio alla ricerca di Ruggito di Luce, che era stata persa a Valyria, e anche lui purtroppo si è perso lì a Valyria. Prima di questo zione simpatico ed esploratore, Jaerion invece nacque Tyget o Tyget Lannister, non lo sappiamo, perdonateci, che era il guerriero di famiglia, combatté nella quinta ribellione Blackfyre, e pare, secondo la dice della zia di Jaime, che proprio Jaime combattesse con uno stile molto simile a questo zio. In realtà però Tyget soffriva tantissimo di un complesso di inferiorità nei confronti del perfettissimo Tywin, fratello maggiore, ed è morto di malattia poco tempo prima all'inizio della saga di Game of Thrones. C'è poi Jenna Lannister, l'unica figlia di Tytos o Tytos, a questo punto questa Y non sappiamo come pronunciarla, ed è anche l'unica rimasta in vita praticamente di tutti i fratelli. È una donna dal carattere forte, anche dalle taglie forti, e poverina è sposata con Aemon Frey, che se è sposati con i Frey è proprio una disgrazia. Infatti lo stesso Tywin era contrario a questo matrimonio. In ogni caso, lei è un personaggio abbastanza importante ed ha alcune delle linee di dialogo forse più fighe del quarto libro, Il banchetto dei corvi, quando si incontra con Jaime proprio a Delta delle Acque, perché in pratica suo marito è l'attuale possessore di Delta delle Acque, e quindi se vi va recuperatevi quei capitoli perché ci sono delle linee di dialogo molto interessanti. E spiegano anche un sacco di rube sulla famiglia Lannister, di cui concludiamo la disamina prima di arrivare a Tywin con il secondo genito di Tytos o Tytos, come diavolo si chiama, ovvero Kevan, che è il secondo genito, fratello più vicino a Tywin, praticamente la sua ombra. Nonostante non sia spietato e sagace come Tywin stesso, lui è comunque uno degli uomini politici più importanti e più preparati dell'intera Westeros. È il papà di Lancel, anche lui poverino con quel figlio che diventa un fissato religioso, e in teoria sarebbe morto, cioè nella serie perlomeno non sappiamo proprio se è morto, però nell'esplosione gigante, nell'esplosione è morto per forza, e nel libro anche è morto, non vi diciamo come, andatevi a leggere i libri.
A questo punto rimarrebbero Tywin e i suoi figli, però come al solito, come abbiamo fatto anche con gli Stark, non vale la pena parlare di questi personaggi che sono tra i personaggi principali di Game of Thrones. Dobbiamo ripetere un po' la trama di Game of Thrones e parlare solo di Tywin vuol dire parlare 20 minuti solo su di lui. Però appunto in realtà le cose migliori le abbiamo già detto un po' nel video. Le piogge di Castamir, sì. Quindi... No, non vale la pena, preferivamo introdurvi anche questi personaggi, i suoi fratelli, che magari chi non legge i libri non li conosce per niente, però sono personaggi comunque molto interessanti. Quindi direi che il video sui Lannister si può concludere qui, anche questa nostra, diciamo, mini full immersion nelle terre dell'Ovest si chiude qui. Speriamo che questa altra casata nobile con il suo territorio vi abbia interessato, vi abbia soddisfatto, perché ci avete chiesto anche in tantissimi di parlare dei Lannister, e noi quindi ci vedremo al prossimo video con un nuovo argomento. Vedremo poi cosa decidere, se fare un'altra full immersion da qualche altra regione di Westeros, magari cambiare argomento, parlare della serie, non lo sappiamo, vedremo al prossimo video. Quindi, guardo Irish.